Fiorentina for the defeat they suffered in Florence. Now Gilardino. Jorgensen, that's 1-1. Sì, Babino sono contento, ma sono anche dispiaciuto che la mia avventura in Argentina ha dovuto finire ora e non a luglio come avevo preferito. Però ho sto impegno col mondiale e ho bisogno di giocare. E spero che i tifosi mi capiscono. Sarò un grazie perché abbiamo vissuto 5 anni fantastici, togliamo i 6 mesi che abbiamo sofferto per non andare in Serie B. Da lì è nato qualcosa tra me e i tifosi che sono stati inspiegabili. Io spero che lo lascio più forte, perché se c'è rimasto poco spazio per me vuol dire che la squadra si è rafforzata. E voglio anche sottolineare che io non mi sono mai lamentato al mister, per quello che ho giocato ho solo fatto una riflessione e ho fatto dei conti, diciamo, per capire cosa potevo giocare. Purtroppo per me la squadra è diventata molto più forte e io magari un po' meno forte e allora ho avuto poco spazio e io sono convinto che la squadra crescerà ancora. Adesso i ragazzi hanno bisogno di un po' di tempo per crescere, i giovani hanno bisogno di un po' di tempo magari per prendersi un po' di responsabilità in più, visto che i due vecchietti della squadra si sono andati. Devo ringraziare il presidente della Valle che alla fine è stato lui a lasciarmi andare. Se voleva lui poteva anche puntare i piedi e dire no, ma tu rimani qui, però anche lui ha capito che per me era fondamentale andare a fare il mondiale, perché parliamoci chiaro, è l'ultima cosa che è importante che posso fare nella mia carriera. Ma non lo so, è rimasto crollo, magari lui può prendere il posto mio. Se no devo segnalare un giovane danese a Corvino, così ci sarà sempre qualcosa danese nel spogliatoio viola.